Residenti colti di sorpresa questa mattina dall'arrivo di buon'ora di mezzi uomini della ditta, con tanto di scorta dalla Polizia Municipale, incaricata della messa in sicurezza di quello che sarà il cantiere per la realizzazione dell'asilo nido al posto del parchetto di via Fornace Bizzarri a Pescara. Proprio nel giorno in cui alla città è stato assegnato il bollino rosso per l'emergenza caldo, viene negato un po' di refrigerio all'ombra degli alberi ad anziani e soprattutto bambini, ma ancora di più in netto anticipo rispetto ad un'importante udienza in programma giovedì Ci hanno prossimo. buttato fuori dal parco dicendo che questo adesso sarà transennato e nessuno potrà scendere. Ironia della sorte, cioè stamattina è partito l'impianto di irrigazione, il parco è fresco, però ecco, se lo stanno godendo gli operai che lo stanno distruggendo. La cosa allucinante è che si deve ancora pronunciare il Consiglio di Stato, la discussione sarà per il 20 luglio, ma qui è già cominciata la tragedia. Questo è tutto, grande, grande prepotenza, grande arroganza. Questa amministrazione continua ad essere sorda ai suoi cittadini e niente, questo è.